Ciao ciao raga, ciao! Questo è un video particolare, mi piacciono, mi piace fare sempre cose diverse. Allora, è una sfida, si intitola Makeup a catena, è stata ideata da Makeup per passione, però io sono stata sfidata da Makeup Nancy 58, alla quale mando un bacione, ovviamente. Questo naturalmente è il risultato finale. Quando avrò finito di parlare, c'è il tutorial, una specie, diciamo. Quindi, lei mi ha sfidato e io ho fatto questo trucco. So che le ciglia finte sono un po' esagerate, ma le altre, quelle più carine, ma le ho rotte. Mi dispiace tantissimo. E niente, ho dovuto mettere queste. Comunque mi piacciono quelle un po' meno folte. Sì, lunghe, ma non così, altrimenti non si vede nemmeno il colore. Lo vedete che è sull'arancio? Perché ho questa magliettina da casa, diciamo, con questi nuovi pantaloncini che ho preso, dove ho preso, dove li ho presi da OVS per stare in casa. Ovviamente non esco così, ma allora, prima di lasciarvi al un tutorial, a farvi vedere come mi sono truccata questa mattina, voglio dirvi chi taggo. Allora, questa sfida deve andare avanti, non rompiamo la catena. Si possono taggare 3, 4, 5 persone. Allora, io taggo Miele Cannella, bacione a Jessica, Guffettina Chic Alessandra, un bacione, 77 Piga Christelle, un bacione. E Alexandra SP, un bacione anche a te. Mua, 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 mua. Allora, io vi taggo, se non l'avete già fatto, se volete rifarlo, mi fareste molto molto piacere. Almeno su quattro, almeno una che porti avanti la catena. E naturalmente anche voi poi taggate altre persone. E così, insomma, per divertimento, per fare una cosa diversa dal solito. Basta, vi lascio al tutorial trucco e naturalmente vi saluto. Alla fine, ciao ciao, vai! Allora, raga, eccoci qui. Ho messo lo zoom più vicino perché qualcuna di voi mi ha detto di avvicinare un po' di più. Peggio per voi. Peggio per lei, peggio per voi, ecco, mi spiaccio. Va bene, allora, insomma, ho fatto la base, tutto il minimo indispensabile per fare il video un po' più breve. E quindi andiamo avanti, tanto c'è già stata l'introduzione. Userò questa palette di Sephora perché francese, oui, mais oui, ma c'è poco da ridere. E userò questi colori sull'aranciato, più forse questo. Beh, adesso vediamo. Iniziamo. Molto bene. Pennellino e salviettina umida per pucciare il pennellino. Ho già messo anche la matita sulle sopracciglia, ma poi lo sporcate un po' con il bianco della matitina. Allora, vediamo un po'. Questo lo mettiamo sotto. Chissà perché. Inizio sempre da quest'occhio. Facciamo questo, dai. Una sfida. Ce la faranno i nostri eroi? Ma certo che sì. Beh, oui. Oggi i toni arancio. Perché ha questa maglietta? Vecchissimissima. Di casa. Mettiamo quello più chiaro qui. Ecco, polverosa, però non tantissimo. Basta bagnare il pennellino, il chiaro. E adesso mettiamo questo, vedete che è in fila praticamente. Mettiamo il marrone per fare la V
o V, che dir si voglia, per l'occhio. E sfumiamo. E poi metto questo più chiaro sopra. Ok, adesso faccio l'altro occhio e poi ritorno. Ho fatto anche l'altro occhio e adesso continuiamo. Metterò la matita nera della Benecos qua sotto, alla rima palpebrale, sì, interna. Poi voglio mettere le ciglia finte, perciò lo metto dopo il kajal sopra. Quindi le ciglia finte, ho rotto un paio, mi dispiace, quindi devo mettere queste. Mettiamo la colla. La colla è la Frame for Fame dell'Essence. Anche se la palpebra si sporca un po' di colla, poi quando si asciuga non si vede più niente, non è che vi sciupa il trucco. Tac, andata. Tac, anche l'altra. Adesso li uniamo con un mascara qualsiasi, almeno sopra. Prendo questo qua della Deborah, mascara volume sguardo meraviglioso, per unirle, le mie e queste. Invece sotto lo prendiamo bello, dov'è? E prendiamo quello verde di Essence con il corsetto, perché ha le fibre ed è fantastico. Selena, sei tu? Sì? E perché piangi? Ah, non lo sai, va bene. L'importante è essere sicuri e decisi nella vita. Vieni fuori. Vieni fuori da sotto il letto. Vieni, amore. Visto così direi che non è necessario mettere l'eyeliner, perché queste ciglia sono troppo esagerate, mi piacevano di più queste, ma che purtroppo ho rotto. Le ricomprerò, non so nemmeno di che marca fossero, comunque pazienza. Rossetto dell'Avon, il Peach Petunia. La punta rifinisco il bordo delle labbra. Ok, no, queste ciglia sono troppo esagerate veramente, perché non fanno nemmeno vedere il colore del trucco, non so se vi rendete conto. Comunque mi è venuto così. Quindi mi sa che ho perso la sfida, perché non mi piace particolarmente. Se vi va, visto che le persone taggate le ho dette all'inizio e poi le trovate anche qui sotto, se vi va, raga, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao raga!